Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di abbigliamento Zalando Privé. Sì, delle cose che ho tenuto, perché non ho tenuto tutte, molte cose le ho rese e purtroppo due non sono riuscita a renderle perché mi erano arrivate a lavoro ed è passato il mese di tempo con questa pandemia, questa parola la posso dire, su YouTube, e è successo che Zalando Privé dai 15 giorni di tempistica per il reso che vi danno ha aumentato a 30 giorni. Il problema è che l'ordine mi è arrivato tipo il 23 marzo, io sono ritornata a lavoro il 28 di aprile. Quindi di conseguenza due cose, per fortuna non erano neanche troppo eccessive, le andrò a regalare, o forse una la tengo perché bene o male potrei calare ancora e riuscire a starci dentro, ma una assolutamente non ce la posso proprio fare, a parte che è proprio scomoda, è un body con un taglio a balconcino che non sta neanche come dovrebbe stare, assolutamente no, non ne vale la pena. Nel prossimo mese vedrete comunque altre cose, sto aspettando che mi apra Zara perché ho ben 4 cose da andare a ritirare e finché non apre il negozio alla Nave de Vero non posso passare. Allora, ho reso, se vi può interessare, che cosa? Una maglia di Ralph Lauren in lino, perché era troppo grande, ho preso un XL ed era veramente grande, ci navigavo dentro. E ho reso delle scarpe, le Kawasaki nere, perché purtroppo avevano su un paio di scarpe sulla sinistra una macchia di colla che non andava via, e la destra invece la gomma sulla parte davanti, proprio nella parte dove ci sono le dita dei piedi, era tagliata male la gomma ed era bruttissimo da vedere. Ho capito però che io, quando le avevo, perché ne avevo un paio viola, le avevo comprate in quinta superiore, avevo preso 37 e le avevo tenute fino a pochi anni fa e le ho buttate perché mi facevano male i piedi, ho capito perché avevo il 37 e non il 38. Io nell'ultimo anno delle superiori, primo anno dell'università, sono cresciuta di piede, strano ma vero. Io sono rimasta a 36, fate conto, fino alla quarta superiore, poi dopo sono aumentata di due numeri nel giro di due anni, ho avuto una crescita al piede tarda e di conseguenza adesso comunque ho il 38/39, se non trovo il 38 ci metto una soletta dentro e me la faccio passare. Il 39 di solito lo prendo per gli stivali, le scarpe da ginnastica rimango nel mio numero. Direi però di farvi vedere le due cose di abbigliamento che ho preso. Questo era dell'ordine che mi era arrivato a lavoro ed è un paio di pantaloni grigi, così a vita alta, era del marchio Chiomi. Questo marchio lo conosco perché avevo anche un portafoglio, ce l'ho ancora, l'avevo preso con il Black Friday di due anni fa. Ed è un paio di pantaloni dove io vi lascerò comunque qui in sovraimpressione quanto l'ho pagato a prezzo effettivo e il modello. È da lavare a 30 gradi, da si può stirare, e volevo capire la composizione, fatto di 65% poliestere, 30% viscosa e 5% elastane e la parte superiore, mentre la parte inferiore, mi sa allora che ci sarà qualcosa del genere, no, perché è scritto in tutte le lingue possibili immaginabili, vediamo se riesco a capire che lingue: inglese, italiano, spagnolo, tedesco, penso portoghese, olandese forse, non lo so, qualche lingua slava, ust kumash, prava strona, penso polacco, I don't know. Dextof, Vierni material russo, e Svici material sarà qualche altra lingua slava. Comunque questo è lo scontrino all'interno del pantalone, dove io comunque vi faccio sempre vedere la composizione in modo che vi possiate fare voi un'idea. Si chiude con un bottone alla cerniera, il bottone interno, e in più ha anche questa specie di cinturina in tessuto dello stesso colore del pantalone. Dovrebbe essere anche un pantalone elegante perché ha la
piega centrale mi sta abbastanza bene, pensavo fosse troppo stretto, era quello che pensavo di dover dare indietro, invece mi sta perfettamente. L'unica cosa è che quando ho letto le recensioni, due utenti hanno scritto che è un pantalone abbastanza pesante ed effettivamente adesso con le belle giornate che ci sono non è proprio adeguato. E questo va bene per l'autunno, inizio autunno, per andare verso l'inverno. In inverno è troppo freddo e troppo leggero questo vestito perché non è felpato dentro. È sì rigido, è sì pesante il cotone, ma non... che poi è viscosa, non è cotone, e quindi di conseguenza adesso io ci farei funghi, secondo me. Però è un bel pantalone da utilizzare con i body, oppure con una maglia dentro, con quello che avevo pensato di prendere, ma non mi ci sta. Devo capire con Zara, perché Zara ha un'altra maglietta che ci potrebbe stare molto bene con le maniche belle grosse, e con questo ci potrebbe stare benissimo. Non mi ricordo il prezzo, però era quello che costava di più secondo me, ma con gli sconti ci ho fatto un buon affare. Sapete che io guardo sempre se ho più del 50%, altrimenti non vado neanche a prendere le cose da Zalando Privé, perché non ne vale la pena, a meno che non sia proprio una cosa che mi piace avere al 100%, allora là non vado a vedere il prezzo, però solitamente tendo a guardare che ci sia un buon margine di sconto. Questa maglia invece che vi farò vedere, a parte che è particolarissima come colore perché è gialla, guardate che bella che è, a tre quarti quasi arriva al gomito e quindi mi fascia anche tutta la parte superiore del braccio. È una taglia L e mi va abbastanza bene, anche se io avrei preferito di più una XL di questo tipo di maglie. Così ne ho un'altra sempre del marchio Ralph Lauren in blu e ha sempre il logo qui ricamato tono su tono, che forse così in contrasto si vede ma si nota ben poco. Di questo ho ancora la carta ed eccolo qui con il codice dell'articolo e la taglia, Bag Polo Ralph Lauren. Questa l'ho pagata 16 euro, mi ricordo ancora, ma il prezzo era tipo di 39 e passa. Mi conviene di più prenderlo su Zalando Privé che all'outlet di 90 di Piave, che c'è il negozio comunque di Ralph Lauren. Non mi ricordo il materiale, è fatto in Cina e vediamo cosa mi dice. Lavare a 30 gradi, lavare separatamente, stirare, vediamo, quindi si può stirare, no, non c'è scritto un Kaiser qui, 94% di cotone e 6% di elastico, elastano. Vi faccio uno zoom più diretto in modo che possiate vedere che effettivamente quello è il materiale e sono molto contenta di averlo ottenuto, anche perché con un paio di scarpe che vi farò vedere dopo sicuramente sarà la morta sua, anche se doveva essere più arancione. Non escludo di prendermi una maglia arancione, visto che l'ho presa già in inverno il maglione e ho proprio voglia del colore arancione, sapete che è il mio colore preferito e di conseguenza almeno un capo di quel colore lo voglio avere, dato che non ce l'ho. E di giallo avevo una polo che avete visto quando ho fatto la pulizia del cassetto delle polo per vedere che cosa tenere e cosa non tenere, che ho una polo nera con uno striscio giallo. E anche quella era una maglia che avevo preso su Zalando Privé, ma a parte non mi ricordo il marchio. E molto spesso comunque viene proposto quel marchio, ma non ho altro di capi arancioni. Fatemi sapere se vi interessa la sistemazione pulizia del cassetto con tutta la bigiotteria che ho, perché lì ho comunque delle cose che avevo comprato almeno 10 anni fa. Mi ricordo che ho un braccialetto di quelli già chiusi e che inserite così, colore arancione, e avevo anche un paio di orecchini colore arancione perché era l'unico l'unico colore che mi mancava, e di conseguenza avevo anche delle cose che si abbinavano bene, non so, tipo una borsa. Anche su Zalando sto mettendo delle cose via dello stesso colore per poter fare l'abbinamento con l'arancione e con il giallo. Io ci abbino perfettamente o un jeans o un nero e quindi sono a posto. E vi faccio vedere
la mia fissa degli ultimi periodi, che sono le sneakers, le scarpe da ginnastica. E ho preso due marchi che andavano sempre di moda tanti anni fa e sono ritornati un po' in auge adesso, cioè Fila e Vans. Vi faccio vedere prima le Vans. Qui ho tenuto ancora lo scatolone e questo è il modello, così vi fate un po' un'idea di quello che ho preso. Non ho preso le classiche chiuse, quadrettate, senza lacci, perché non mi piacciono. Le ho provate, le voglio comunque nonostante tutto tenere, ma devo utilizzarle con un paio di calzetti un pochino più alti, perché altrimenti la parte finale, questa qui, mi sega sul tallone e mi fa venire fuori le vesciche. Comunque questo è il paio, è di color blu, simil jeans, con diverse tonalità di blu, perché questo è un blu più chiaro, qui c'è un blu più scuro che viene ripreso anche qui dietro, qui c'è il logo rosso e bianco Vans, di qua c'è il bianco e blu scuro e la parte quadrettata. La parte quadrettata è nella parte esterna della scarpa, la parte interna invece è tinta unita. I lacci li ho già sistemati io perché mi piacciono così, che si vedano in orizzontale e non incrociati. È della linea Bless Knee Checkoff Navy, quindi color blu navy, e ho preso il da donna il 7.5, perché questo era un modello unisex, poteva andare bene sia per uomo che per donna. In realtà per me dovrebbe essere un 38. Vans, una cosa carina che fa è che fa anche i mezzi numeri, quindi se trovate anche il 38.5, se non siete sicure del numero, va più che bene, ve li potete guardare. Il problema mio è che c'era solo il 38, se non mi ricordo male, oppure andavo a finire 40. E fortunatamente mi va bene, anche se l'avessi preso mezzo numero più grande avrebbe comunque uno grattato dietro, perché è proprio spesso rigido qui dietro, e comunque col 38 io navigo un pochino qua davanti, non vado proprio a toccare con la luce nella parte finale della scarpa. E fatemi sapere voi come vi ci siete trovate con le Vans. Io le ho sempre viste comprate nel 2004 al 2009, quando io ho fatto le superiori. Andavano tanto di moda per chi ovviamente era un yo-yo panchettone, non pancabestia ma panchettone. Io ero rocchettara, ma non ho mai avuto quel genere di scarpe perché non mi piaceva, perché il modello che io trovavo sempre era quello senza lacci e non mi piace l'effetto tipo moccassino, una cosa che proprio non mi piace vedere. E infine l'ultimo pezzo grosso, se avete visto un taglio, perché nel frattempo ho ricevuto una telefonata dal mio ragazzo ed è ancora tutto in scatolato. Questo secondo me è il pezzo più particolare. Avevo ordinato anche un paio di scarpe di Puma con il fiocco, era un tipo rosa dicevano, ma in realtà era più lilla, e l'ho annullato l'ordine prima che me lo spedissero, in modo da non dover fare il reso. Il bello di Zalando Privé è che se acquistate e poi ridate indietro tutto perché o non vi comoda, non vi piace, è difettato, vi ridanno indietro anche le spese di spedizione, mentre se fate un acquisto con più cose ma date indietro metà o un solo particolare, dipende da quante ne date indietro, ma qualcosa vi tenete, non vi daranno indietro i 5,90 € di spese di spedizione. Non c'è un minimo di ordine per annullare la spesa di spedizione, quella ve la cucate sempre, se non per qualche rara eccezione che vi mettono dei codici sconto per non pagare le spese di spedizione, ma sono rarissimi. E di solito la pecca è che se gli sconti iniziano alla mattina dalle 7 dal lunedì al venerdì, alle 8 il sabato e la domenica, e questo codice sconto per non avere le spese di spedizione ve lo mettono al pomeriggio, quando al pomeriggio ormai non c'è più quello che magari vorreste avere, perché le cose che mettono in sconto, a uno sconto più alto rispetto che a Zalando, non vi ritrovate più la taglia, oppure proprio non vi ritrovate più il modello. Comunque questo è il modello in questione, la Adrenaline Low WMN, credo che si dica così. Non so se tenermi le scarpe, sinceramente, cioè le scatole, scusatemi, perché intrigano e basta. Anche qui ho un numero 5 white black, però c'è anche
orange. Il numero di stile, quindi il numero della scarpa, non so se del modello in sé per sé o della serie, è il 10-10-828-90T. E ve lo faccio vedere subito. Questi lacci li aveva già sistemati il venditore, quindi non ho potuto cambiarli. Sono dei lacci lunghissimi. E questa è una nuvola ai piedi, è una nuvola pazzesca, non pensavo fossero così comode. C'è anche nella versione gialla azzurra, anche con due toni di rosa, e anche c'era con la parte questa qui bianca che vi sto indicando, un color crema, ed era in blu e rosso. Avevo messo prima nel carrello quella, però quando ho visto questa versione ho detto no, è mia. Tra l'altro comunque potrebbe andarci bene la maglia di Ralph Lauren, perché il logo, la lettera F di Fila ha la prima parte che è gialla, e anche qui davanti ha questo striscio giallo, anche qui dietro ha un po' di giallo. Ah, però tanto arancione e nero, quindi adesso capisco se valutare qualche cosa di arancione oppure se tenermi tipo la bigiotteria, qualcosa che già di arancione di sicuro ho. Io vi faccio vedere solo un modello di queste, vi davano anche la carta per rendere la scarpa già formata e non schiacciarla in fase di spedizione, di trasporto. Ecco, l'unica cosa che non mi piace più di tanto è che hanno i lacci lunghissimi, e anche se cerco di allargare un po' la scarpa qua sopra, i lacci rimangono sempre lunghi dal mio punto di vista. Non so quanto potrà durarmi il bianco, perché io col bianco non vado molto d'accordo, però mi sono piaciute subito appena le ho viste, e anche queste le ho pagate meno di 40 euro, penso proprio di 45 al massimo. E online sul sito Zalando, semplice, l'altro giorno ho fatto un giro, non ho trovato questo colore, ma ho trovato gli altri modelli che erano sempre scontati a 45 euro su Zalando Privé, ed erano rivenduti a 65, fate conto, un qualcosa del genere. Comunque appena le ho viste ho detto sono mie, perché l'arancione deve essere mio. E queste sono tutte le cose comunque confermate che mi tengo e che non farò il reso. Per il prossimo mese ci sarà comunque altro materiale, altre cose che vi vorrò far vedere, e sempre citarvi anche altri negozi se mi capiterà di passare, di ritirare altro materiale. Fatemi sapere se avete voi acquistato qualcosa nell'ultimo periodo di abbigliamento, dove avete trovato gli affari più importanti e più vantaggiosi, e se volete supportarmi con un like. Non vi faccio mai try and haul, perché non sono più di tanto comodi, ma mi piace proprio farvi vedere l'articolo in sé per sé, e comunque dai codici degli articoli secondo me in internet potete recuperare tante altre informazioni. Non vi ho detto purtroppo però delle scarpe la composizione. Allora, la composizione su Zalando Privé, quando andate a fare l'acquisto, ve la mette nei dettagli. Quando io però purtroppo faccio l'ordine, lo evado, lo pago, quando vado nel mio storico di ordini non posso più recuperare queste informazioni. Recupero senza problemi il numero, recupero quanto ci ho speso, quanto era il prezzo iniziale, ma non recupero altre informazioni tecniche del prodotto. Per i vestiti c'è lo scontrino enorme con la composizione, per le scarpe purtroppo no. Se mi ricordo e se trovo qualcosa ve lo metto in sovraimpressione, altrimenti sapete che quando fate l'ordine ne trovate tutto nel momento in cui state scegliendo il capo. Con questo io ho veramente finito, vi ringrazio per essere passati e ci vediamo nel prossimo video.